Sono informato, c'è un treno che parte alle 7:40. Non hai molto tempo, il traffico è lento nell'ora di punta. Ti bastano 10 minuti per giungere a casa la nostra. La chiave ricorda che è sempre lì, lì sulla finestra. Riprendi la tua malattia sui binari per riportarti indietro negli anni e farti vivere il tuo in modo reale i momenti gloriosi del tuo passato. Ti sorvegli a dare l'ultimo ritocchi e dopo aver fatto il fotografico di te per immortalare il tuo vita a livello istituzionale, siamo pronti per intraprendere il nostro viaggio. Tutti i viaggiatori prendono posto sui sedili di legno di prima, seconda e terza classe. Mentre cambiano con i vicini di posto qualche impressione sul viaggio appena iniziato, delle creature signorine offrono a tutti i partecipanti della gita una rosa rossa. Stazione di Palazzolo di Paratico che tra mille difficoltà è riuscito a organizzare questo bellissimo viaggio. Molte difficoltà abbiamo avuto sia per ottenere l'autorizzazione di far circolare la locomotiva, perché la linea è chiusa al traffico, come ben sapete, da 25 anni. Di conseguenza abbiamo tribulato a ottenere quell'autorizzazione. Quanto tempo avete impiegato per organizzare il tutto? Saranno già 3 mesi che stiamo lavorando per questo viaggio.
Bene, allora speriamo che l'ottima riuscita di questa iniziativa le permetta un seguito. Guardi, il nostro scopo è appunto quello di riaprirlo, perché io sono uno dei promotori, però ho avuto la collaborazione di altri tre amanti della ferrovia che hanno portato avanti con me il tutto. Due parole sul funzionamento.
Dunque il funzionamento è semplice, no? La locomotiva va a vapore, sanno tutti come funziona, il carbone riscalda l'acqua, l'acqua si trasforma in vapore e il vapore fa trascinare a mezzo degli stantuffi le bielle e di conseguenza... dell'agosto 1966, anno in cui veniva definitivamente chiuso al traffico passeggeri la linea Palazzolo Paratico. I viaggiatori scendono dal treno per prendere posto. Su questo battello si riporterà a Montenegro, per poi partire alle ore 19.30 alla volta di Bergamo, per la volta della thank you.
partito. E da dove viene? Questo treno viene da Verona, perché ecco, lei prima ha citato l'iniziativa coordinata dai due assessorati, ma io aggiungerei un terzo elemento indispensabile. Prima di tutto il capostazione qui di Palazzolo con un gruppo di amatori di questi vecchi treni. Davate una risposta di pubblico così favorevole? Ma io dico francamente sì, quando me ne ha parlato qualche mese fa in capostazione, un pochino titubante, dice a me piacerebbe, sono innamorato di questi treni, i miei amici sarebbero d'accordo, dice però sa le spese, ho detto, lei lo faccia, al massimo il comune di Palazzolo non si tirerà indietro. Quindi io, sia io che il mio assessore. La nostra vaporiera viene trattata come una prima donna o una star del cinema. Viene fotografata e filmata da tutti i presenti, accorsi da ogni parte e per ammirarne le sue bellezze. La fatica del viaggio ha fatto evaporare tutta l'acqua contenuta nelle cisterne, circa 10.000 litri, e si è dovuto ricorrere agli interventi dei vigili del fuoco, che hanno provveduto con i loro idranti a riempire il serbatoio d'acqua. Il capo stazione superiore, Pasi Giuseppe, titolare di Palazzolo, comprovato esperienza di abbiamo ascoltato precedentemente in un'intervista, in prima persona ha potuto risolvere tutti i problemi inerenti alla circolazione dei treni.